Buongiorno da Las Vegas, oggi day 2 dell'evento 56, un rappresentante di Italian Poker Team a difendere i colori azzurri è Alex Travaglini. Siamo in compagnia di Alex Travaglini, alfiere azzurro dell'Italian Poker Team, unico di tutta la spedizione ad essersi qualificato al day 2 dell'evento 56, 1500 no limit hold'em. Oggi sei arrivato al day 2 con praticamente quasi il doppio dell'average. Una volta e mezzo l'average. E dopo poche mani però eri un attimino in difficoltà. Ho perso subito un brutto spot da Madama 7-7 dove... Qua cominciano le fans e i sostenitori. Comunque, da Madama 7-7, Oppo prende 7 al river e subito prendo questo brutto colpo e poi ci siamo attaccati al tavolo e abbiamo pedalato. Attaccato benissimo al tavolo perché sei risalito in modo vertiginoso, se devi dire. Siamo risaliti, abbiamo sciolato un po' di mani, abbiamo sciolato un po' su delle aperture, quindi ci siamo rimessi bene. Poi ho vinto il flip 10-10 a SoK. E poi da lì un brutto colpo dove un piatto da 70 bui, 75 bui, dove show asso K, io KK gioco, tutto liscio, asso river, tutto pre. È un piatto che sposta tanti soldi. C'è tanto rammarico. Rammarico, anche se hai giocato benissimo e comunque il tuo piazzamento, questo 74esimo posto, è di tutto rispetto, insomma, 1800 passa partecipanti. Sì, sì. No, per quello sono felice. Poi domani a freddo realizzeremo di aver messo bandierina alle WSOP. Cioè, un esordio con bandierina non è da tutti. Ho fatto anche FT al Planet Hollywood, cioè undicesimo al Planet Hollywood. È vero. Quando hai fatto, diciamo, la fase di riscaldamento, sì. Giusto? Due tornei ho fatto, undicesimo e 74esimo qua. Poco dopo aver perso questo colpo che purtroppo ti ha fatto scendere nel count, perché ricordiamo, tu sei stato anche 19esimo nel count generale dell'evento 56, è arrivata una sorta di curva, tantissimi amici, tra cui un player di un Italian Poker Team, Davide Pravin, che arrivò sesto all'evento che tu stesso hai giocato. È stato importante avere anche questo sostegno, ricordo anche il tuo amico Andrea Ioc, che comunque, insomma, è sempre stato presente. Sì, sì, è stato importante, Davide mi ha dato dei consigli, infatti ho ringrazio, però alla fine eravamo corti, avevamo 6-7 bui, ho fatto il possibile, ho sciovato 7-7 e ho trovato 9-9, quindi tutto liscio, niente da fare. Il rammarico è per, diciamo, la sfortuna di certe situazioni, non credo per come tu abbia affrontato questo contesto internazionale. No, cioè, penso di non aver sbagliato quasi niente, a parte qualche spot, però niente di eclatante. I colpi che dovevo giocare li ho giocati bene, peccato per quell'asso river, non ci voleva, però è arrivato. Alex, guarda, capisco il rammarico e ti dico che comunque per noi è stata una gioia seguirti, è stato un orgoglio portarti fino a questo punto, quindi ti auguriamo tutto il meglio e prossimo anno ti vogliamo final table. Speriamo bene. Senti, un ringraziamento. Ringrazio tutti i miei amici da casa, gli amici del mio gruppo, la mia famiglia e voi che stavate qui con noi. Alex, grazie a te ancora, congratulazioni. Grazie.
L'avventura dell'Italian Poker Team a Las Vegas termina con una 74esima piazza di Alex Travaglini. 1860 i giocatori, 279 le posizioni premiate, un ottimo risultato, un esordio per un giocatore che si è consolidato solido nel suo stile e non ha tradito le aspettative. Da Las Vegas per questa trasferta è tutto, l'appuntamento è con la nuova stagione dell'Italian Series of Poker a partire dal 26-29 agosto al Casino Perla di Nova Gorica.